Buongiorno, buongiorno Trit. Ecco chi c'è, guardate chi c'è. C'è Trit. Trit, amore, vieni. Guarda che cosa c'ho. Vieni, amore. Lo vuoi? Trit? È timoroso. Gli è rimasto un po' di timore, poverino. Trit è un altro cane che arriva da Ginosa ed è un altro abbandono. Che novità, vero? Eh sì, lui e la sorellina sono stati abbandonati in malo modo in aperta campagna a Ginosa. E chissà cosa hanno anche patito, perché lui, soprattutto più Trit che la sorellina, è sempre rimasto un pochino più così, insicuro. Vedete che non mi guarda, rivolge lo sguardo dall'altra parte. Ed è un peccato perché Trit è un pastore, è un mix pastore abruzzese, quindi il nostro maremmano. Con tutte le sue caratteristiche, un cane fiero, un cane determinato, leale. Eh sì. Bisogna però conquistare la sua fiducia e bisogna un po' lavorare un pochino su quello. D'altra parte, quando hanno un po' di, diciamo così, non hanno il giusto imprinting iniziale nei primi 2 mesi di vita, un po' se la trascinano un po' tutti i cani. E un po' tutti i cani abbandonati, a parte quelli magari con un carattere più socievole, più solare, più determinato, più forte, se vogliamo, ce la fanno, ma la maggior parte subisce un po'. Vedete, sta sbadigliando, ma è in stress. Come ad esempio, vedete sul suo pelo c'è quel colore, color mare, il mare della Puglia, ma che di mare della Puglia non ha nulla, e non è neanche che lui va a dipingere, no, purtroppo che cos'è? È stress, è il pelo che comincia un po' a diradarsi perché Trit sta un po' soffrendo la reclusione del box, e chi non lo farebbe? Chi non subirebbe? Ma lui in particolar modo ha bisogno di spazio, ha bisogno di uscire, ha bisogno di stare con una persona, con un umano di riferimento, perché è la sua natura. Lui è, l'ho detto, classico pastore abruzzese, un maremmano, fiero, sempre a far la guardia, nel senso che già il suo istinto è essere custode, diciamo, di quello che più è il suo prezioso gregge. In questo caso non sono le pecore, ma siete voi e la vostra famiglia, perché i cani così sono molto molto protettivi nei confronti del nucleo familiare. È dolcissimo, è dolcissimo, è dolcissimo. Nella sua così difficoltà a guardarmi, a essere timido, è proprio dolce, dolce, dolce. C'è il biscotto qua che voglio vedere se si avvicina, ma è più forte la sua insicurezza. Però, mai dire mai, vediamo un po'. Vieni, Trit. Vieni, amore. Vieni un pochino qua. Cucù. Ciao. Trit, amore. Amore, cosa vogliamo fare? Cosa gli vogliamo dire a queste persone? Gli diciamo, quando tornate dalle vacanze, perché adesso più che vacanze voi non pensate nient'altro che alle vostre ferie. Ok, fatevi i vostri 10 giorni, 15 giorni, poi quando tornate venite qua a Vanzaghello. Siamo a Vanzaghello, al bosco di Camilla, e vi stiamo aspettando. Trit vi sta aspettando, ha bisogno di avere qualcuno come compagno. Vorreste essere voi? Perché no? Perché no? Né Trit, digli qualcosa, cosa gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Venite a prendermi, venite, venite, venite a prendermi. E questo è quanto. Che cosa vi posso dire di più? Non posso dirvi nient'altro se non che ha un cane giovane, molto molto giovane ovviamente. È bravo. Al guinzaglio come va Camilla? Bravissimo. È bravissimo al guinzaglio. Chiaro, ecco, se avete un cane maschio, meglio evitare, per quanto dolce e timido si possa essere Trit, però è meglio avere un cane, se voi già ne aveste uno, che sia di sesso opposto, quindi una femminuccia sarebbe l'ideale. Non ho idea come si possa comportare con i gatti. Nel momento in cui voi magari avete già dei gatti e vorreste, che ne so, fare la conoscenza di Trit e vedere se vi può piacere ancora di più. Però avete il dubbio dei gatti? Bene, basta che lo diciate, chiamate, chiamate Giusy, chiamate Camilla e facciamo la prova gatto col mio gatto Pucci. Oramai lui. Vieni amore, vieni.
ha bisogno tanto di contatto, ha bisogno proprio di tante passeggiate, di tante ore da trascorrere con un essere vivente, con una persona di riferimento. Solo le passeggiate in comune con una persona possono aiutarlo tantissimo, lo vedo anch'io con uno dei cani che ho in stallo che è Puff, più si passeggia e più riesce a togliersi quella diffidenza di dosso, perché apprende tantissimo, apprende dei rumori, apprende chiacchiere, persone, biciclette, moto. Quindi quando riesce a superarle acquisisce maggior sicurezza in se stessa, perché in questo momento Treat manca proprio questo, la sicurezza in se stesso. E solo l'amore e la costanza di stare sempre insieme a questo cane per una persona può aiutare tantissimo Treat. Ne varrebbe la pena, ne varrebbe veramente la pena. Treat, che facciamo? Diamo appuntamento ai nostri cari. Persone che stanno guardando il tuo video, di venire qua a Vanzaghello, siamo in provincia di Milano, siamo a 10 minuti da Malpensa e Trit vi aspetta con ansia. Ok? Vieni amore, dai, vieni, guarda, vieni amore, piano piano piano, bravo, 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 quasi quasi, ma sono scema io perché mi è cascato a me. Guarda, vai, Trit, boccone, boccone, boccone. Tritt, amore, vieni. Facciamo così. Vuoi? Vieni, amore. Forza, forza. Te lo lascio qui. Eccolo, eccolo, eccolo. Vieni. Bravissimo. C'era quasi. Te lo metto qua. Eccolo là. No, mi allontano. Ciao, Tritt. Ciao, amore. Buona fortuna, amore.